Buongiorno amici e amiche di Nova News 24, scontri, sorprese e emozioni in prima serata, ieri sera il Grande Fratello, ma alla fine è sempre tempo di nomination. Come avevamo detto, sembra proprio che Sergio sia finito nel calderone, però non solo, insieme a Federico, che è stato nuovamente nominato, e probabilmente ci sarà un nuovo scontro la prossima settimana, accesissimo, ma non è uscito nessuno e questo era, diciamo, una delle opzioni che avevamo previsto. Probabilmente Alfonso Signorini ancora vuole tirare un'altra puntata con i suoi nominati. Questa volta però nei nominati ci sono nomi molto importanti. D'altronde quello che potrebbe succedere la prossima settimana è ovviamente un'eliminazione clamorosa, e se tra clamorose eliminazioni e non c'è ovviamente un Alfonso Signorini che in puntata vuole ovviamente fare molto share, vuole ovviamente lanciare tutto quello che è la sua trasmissione nel pieno delle proprie forze, dall'altro ovviamente ci sono gli spettatori del web che contestano tantissime cose. Una fra tutte è che proprio le nomination ieri sera sono andate in tardissima serata e ovviamente molti non sono arrivati fino a l'una di notte per guardare le nomination, ma andiamo con ordine. In questo nuovo televoto c'è un grandissimo colpo di scena: Sergio Dottavi è in testa con percentuali molto molto alte, 33.29%, secondo per Lavatiero 21.77%, poi Fiordaliso 16.82, Stefano Miele con l'11.98 e poi Federico Massaro 11.64 e infine Monia La Ferrera col 4.49. Intanto amici di Nova News 24, il colpo di scena è dietro l'angolo, potrebbe essere proprio Sergio a questo punto a vincere questo televoto, anche se Perla ancora siamo all'inizio, lei è molto seguita, ha tantissimi follower e potrebbe ribaltare la situazione. Vi terremo aggiornati, intanto ditecelo voi cosa ne pensate di questo primo sondaggio. È un primissimo sondaggio, ancora ci sono stati pochi voti, è preliminare, ma Monia La Ferrera potrebbe essere la prossima eliminata. Se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.